Le erogazioni finanziarie e finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro dalle stesse percepite nel corso di ciascun anno, oltre a questo anche gli eventuali proventi derivati da servizi di promozione pubblicitaria sul sito stesso a scopo di autofinanziamento. Ora, io non capisco sinceramente perché il relatore del Partito Democratico abbia dato parere negativo, ma posso pure immaginarlo. Però il partito che qui dentro si fa portavoce, l'esponente che promuove la trasparenza, non capisco, non riesco a capire come mai abbia deciso di votare astenuto. Quindi se possibile, se potessi avere una risposta su questo sarebbe gradita. Grazie. La ringrazio. Dichiaro aperta la votazione. Contrario Commissione e Governo. Si rimette all'Aula il relatore 5 Stelle. Favorevole Sinistra Italiana. Votazione aperta. Sandra Savino non riesce. La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo agli identici 6.58-40, 6.62 Dadone, contrario Commissione e Governo, favorevoli relatori di minoranza, la votazione è aperta. Tancredi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 6.63 Cecconi, contraria Commissione e Governo, favorevoli entrambi i relatori di minoranza. Votazione aperta. Altri che non riescono a votare? Basso. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al 6.123 Fabbri, parere favorevole del relatore e del Governo. Contrari i relatori di minoranza, la votazione è aperta. Fabbri, Borghi, la votazione è chiusa, la Camera approva, 6.61 dell'onorevole Toninelli, prego. Presidente, intervengo in qualità di relatore di minoranza per cambiare il parere. Mi rimetto all'Aula in favorevole al 6.61. Va bene, allora la Presidenza prende atto e a questo punto il 6.61 dell'onorevole 40 ha contrari alla Commissione del Governo e favorevoli entrambi i relatori di minoranza. La votazione è aperta. Librandi, Malisani. La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo al 6.100.